Il freddo pungente e la giornata lavorativa non hanno fermato lo spirito goliardico del carnevale, anche se hanno condizionato negativamente l'affluenza alla terza e ultima sfilata del Carnevale d'Abruzzo di Francavilla al Mare. La 63esima edizione comunque ha fatto registrare un buon numero di presenze, tra le 15.000 e le 20.000 persone, soprattutto nelle due domeniche del 4 e dell'11 febbraio. Ieri, martedì grasso, è stato anche l'ultimo giorno di regno incontrastato di Re Patanello, la maschera padrona di casa del Carnevale d'Abruzzo a cui il sindaco nella prima giornata dona le chiavi della città. Irriverente, come si conviene ad un personaggio carnascialesco, ha intrattenuto i bambini con le sue gag e le sue battute. Vado a prendere il cagatore! Che mi ha stimolato! Nell'edizione 2018 del Carnevale sono stati 5 i carri a sfilare per le vie del centro città tra Piazza Sirena e Stazione Ferroviaria. Oltre al classico carro di Patanello, sono stati apprezzati i carri ricavati dai bozzetti vincitori del concorso svoltosi lo scorso anno. Su tutti però la medaglia della satira è andata al carro dedicato all'evento che ha caratterizzato nel bene e nel male la vita della città nel 2017, l'abbattimento dello storico Palazzo Sirena. E quindi l'urre, e qui comando io, con il sindaco Luciani picconatore e alle sue spalle uno Sgarbi molto arrabbiato. Soddisfatto l'organizzatore dell'evento, il presidente dell'associazione Carnevale d'Abruzzo, che dà appuntamento a tutti al prossimo anno. Siamo estremamente contenti di questo evento del 2018, abbiamo avuto le prime due giornate molto belle, molta affluenza di pubblico. Oggi la giornata del martedì grasso purtroppo il tempo non ci è stato favorevole, fa freddo, i bambini non sono potuti venire, comunque abbiamo comunque un buon pubblico e siamo contenti comunque, perché comunque è un bel evento, una bella manifestazione, sono stati dei bei carri e quindi siamo estremamente contenti di questo.